oggi siamo venuti in piazza, per strada, per dire che non siamo d'accordo con tutto quello che sta succedendo in Brasile e siamo molto preoccupati con la situazione politica e di sicurezza pubblica. Un'amica nostra, una compagna, è stata uccisa violentamente a Rio e era un personaggio molto importante per noi perché era un consigliere comunale che aveva un ruolo molto importante, difendeva le minoranze. Tra l'altro io mi sono informato e ho saputo che lei stava battendosi contro le violenze della polizia, che purtroppo la polizia lì è molto violenta. Essendo poi tra l'altro un attivista per i diritti civili, non soltanto delle persone della comunità LGBT ma anche delle femministe, cercava in tutti i modi di difenderle dalla violenza costante, vivendo lei stessa in una favelas, giusto? Sì, sì, lei viene di una comunità povera chiamata Maré, no? E lei è nata lì, ha iniziato a fare il suo percorso anche di formazione politica lì, è andata a studiare, è riuscita ad andare in un'università importante come la Pontificia Università Cattolica Rio, siamo stati compagni dell'università e questo ovviamente lei prende coscienza in questo percorso e conquista la parola. Lindara, qual è la situazione delle donne in Brasile? Noi abbiamo una statistica molto triste, no? Per farvi capire, a ogni 4 ore una donna in Brasile viene violentata. E questo ovviamente ci fa molto dispiacere, perché a ogni 11 ore una donna è morta. Cosa possiamo fare noi italiani, noi calabresi, per potervi sostenere e soprattutto per darvi almeno un contributo morale di presenza, visto che qui oggi le strade si stanno riempiendo di persone con questo foulard rosso, comunque con questo colore rosso e con la faccia di Marielle, che voi avete detto siamo tutti Marielle. Sì, penso che Emanuela può dire anche questo, il contributo. Quello che si può fare è partecipare, sposare la causa che è la causa di tutti, quello di chiedere giustizia per l'assassinio di una donna, di una guerriera, di una mamma, di un attivista dei diritti umani che si batteva per la gente, tra la gente. Siamo qui con il colore indosso rosso perché vogliamo denunciare il sangue che è stato barbaramente versato con l'uccisione di Marielle. Siamo qui per testimoniare la forza, la potenza dell'Unione, perché da soli è vero possiamo camminare, andare veloci, ma insieme, tutti insieme andiamo lontano ed è la causa di tutti, non solo dei brasiliani, non solo di Marielle, è una causa universale che tutti dovremmo abbracciare contro le discriminazioni, le ingiustizie e le disuguaglianze. Sono qui come donna, come attivista dei diritti umani, sono qui come cittadina, sono qui come brasiliana d'adozione, sono qui per sostenere la causa di tutti e oggi ha il volto e la voce di Marielle. Noi oggi prestiamo il nostro volto e la nostra voce a Marielle.